nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati, buonasera a tutti quanti voi, programma Correre per Sport, Alberico, è arrivata, capitano, è arrivata la primavera, siamo ancora imbacuccati qui per... Imbacuccati, qualcuno è molto abbronzato, quindi... Senza prendere sole, nel senso che facendo lo speaker, meno male che non corro, altrimenti bisognerebbe aumentare i riflettori qua dentro per farmi diventare un po' chiaro. Oggi abbiamo una trasmissione particolare perché, Alberico, ho visto l'elenco degli ospiti che sono quattro personaggi importanti che iniziano tutti quanti per M. Andiamo con Maurizio, buonasera, ben arrivato. Grazie. Con la nuova maglia di campione nazionale, Maurizio Di Paolo, maglia conquistata da pochissimo, ci vuoi ricordare? Bellissima emozione, sicuramente sì. Sì, domenica scorsa, domenica Serenio, campione d'Italia. Di categoria, mi ha anche perché non hai più 20 anni. È ogni cosa a suo tempo, vero professore Mario De Benedittis? Buonasera. Buonasera a tutti. Grande tecnico, allenatore anche del fratello, che ha vinto anche una piccola medaglia olimpica qualche tempo fa, ma nessuno lo può togliere mai. Assolutamente, vero? Perciò dicevo, ogni cosa a suo tempo, no, Maurizio, non ha più 20 anni. È molto modesto, Maurizio, ma è un titolo bravo. Italiano a tutti gli effetti. Perché... Tra l'altro mi voglio inserire perché è stata, mi sembra, la sesta o settima posizione assoluta, quindi non è che... Ne sa qualcosa. Mauro Trubbiani, buonasera, presidente della nuova società Passologico, si vede dalla felpa, buonasera. Dalla maglia, dalla tuta bella che portate, buonasera, ben arrivato, buonasera. Anche a te. E un'altra M per Mauro Tucci, buonasera, vicepresidente di una classicissima notturna, addirittura 42esima edizione, notturna Città di Chieti, c'è tempo per parlarne, ma visto che fa già caldo ne possiamo parlare, ti sei vestito a tema, notturna, ti sei vestito di scuro. A buonasera, Chieti, vero? Buonasera a tutti, sì. Buonasera a te. Vicepresidente della notturna, Maurizio, non Mauro. Scusa. Il 10 giugno avremo la 42esima edizione della notturna, per noi è sempre un onore riuscire ad organizzarla, è sempre più faticoso, però i sacrifici vengono sempre ricompensati. Scusa Mauro, Maurizio, ma ti ho chiamato Mauro? Sì. Vabbè, la vecchiaia. si fa sentire. Alberico, domenica sei stato a San Benedetto, grande gara, bella organizzazione, bellissimo percorso, bella giornata e anche la tua è una bella prestazione. Devo dire di sì, devo dire che sono molto contento, anche un po' inaspettata, forse lo si dice sempre, un po' inaspettata, però non pensavo di correre così bene, mi fa piacere. Sei tornato ad essere ragioniere, come dicevamo quando eri ragazzino. Quello sì, quello è vero. Nel senso che parte piano. Di solito, Maurizio, che succede? Che qualcuno parte a razzo e poi fa l'arrivo. Un po' male. Invece lui parte tranquillo, al giro di poi eri sesto, settimo. Sono stato quasi tutta la gara settimo, ottavo e poi abbiamo recuperato qualche posizione, come tra l'altro Maurizio. Meno male che erano solo 21 km. Ma lui avrebbe fatto anche oltre, dai. Conosciamo Alberico. Come è andata la gara invece domenica, Mauri? Come si è svolta? Perché una 100 km io penso che non tutti sappiano proprio come si svolge. Sì, sicuramente. Sei partito anche tu sicuramente tranquillo conoscendoti. Sì, diciamo, conoscendo la lunga distanza, quindi bisogna veramente gestire sin dall'inizio bene.
Sì, siamo partiti, eravamo un gruppetto a 4,30 così a chilometro per i primi tre giri, diciamo. Ricordiamo che chilometri. Seregno si svolge su un percorso di 20 km a circuito. Sì, esattamente, di 20 km da ripetere per 5 volte. E dopo il 60esimo, insomma, ho cercato di, mi sentivo di affondare un po', di andare oltre. Sono andato, sì, un po'. Sei stato più forte della crisi che avevi avuto per qualche chilometro? Sì, perché poi prima o poi si presenta, diciamo, questo fattore brutto, scomodo. Però dai, tutto sta a superarla. Mario, scusa, visto di crisi, visto che nella maratona la crisi di solito arriva intorno al 33esimo chilometro, in una 100 chilometri anche al 33esimo? No. Assolutamente, io non credo, perché se arriva al 33esimo forse si è sbagliato qualcosa un po' prima, no? È così, però ritengo, poi dipende dal tipo di gara, quella gara, la 100 km del passatore, che è una 100 km ma atipica, Alberico la conosce bene, quindi insomma si gestisce in un altro modo. E sicuramente credo che il punctum dolens potrebbe essere intorno al 75esimo, intorno all'80esimo, questa roba qui, anche psicologicamente. Anche perché sappiamo un giorno cosa ha risposto il primo, il capostipite delle 100 km, Mario Fattori, che ha vinto due titoli italiani, quando gli è stato chiesto al 80esimo chilometro che cosa si pensa, e lui rispose che non si pensa più. si sono nebulizzati anche i pensieri, insomma. Si mangiano anche quelli poi alla fine. Però con Mario oggi era interessante parlare anche di qualcosa di meno impegnativo, come la camminata sportiva, perché Mario sei un po' il fondatore di un movimento importante che riguarda il benessere, lo sport inteso proprio come salute, come benessere, è aperto veramente a tutti. È un po' l'uovo di Colombo, il cammino sportivo. È molto importante l'aggettivo sportivo, perché definisce un parametro fondamentale, che è quello dell'intensità. Dire fate 30 minuti al giorno e state bene, il consiglio che spesso viene lanciato, giustamente, perché va bene, meglio quello che star fermi sui divani, buttati su un divano. Però serve a poco, bisogna dare la giusta intensità, e camminare a 4 km orari, 5 km orari, francamente può essere sicuramente un punto di partenza per chi viene da un lungo periodo di stasi, di sedentarietà militante, ma non aiuta tantissimo. Velocità intorno ai 6 km e mezzo orari, da letteratura cominciano a significare qualcosa di veramente importante per il benessere. E si riesce di passo a percorrere? Assolutamente sì. Noi ci spingiamo oltre, allora lì poi chiediamo conforto e aiuto alla biomeccanica, alla tecnica, e allora qui in qualche maniera ho cominciato a farmi. Siamo partiti dalla marcia atletica, che è l'espressione agonistica del cammino, e abbiamo mutuato quelle che sono praticamente le espressioni tecniche, no, avanzate della marcia atletica, da quella praticamente le abbiamo traslate al cammino sportivo, per permettere velocità dai 6 km e mezzo orari più o meno, decimale più decimale meno, fino ad arrivare anche a 8,5-9 km orari, che sono, si possono anche correre. Certo, appunto. Ma quindi diciamo camminata, lo dicevamo prima, ma effettivamente è un'attività complessa, Mario. Io volevo dare un'idea anche di quello che può essere una giusta programmazione, ad esempio settimanale, quanti allenamenti consigliamo, che tipo di allenamenti possiamo consigliare, e poi magari anche dove vi possiamo trovare, perché il vostro è un gruppo che già ha un'attività in essere. Allora, vanno valutati i casi, ovviamente dobbiamo capire chi abbiamo di fronte, fatta una prima anamnesi, anche un dialogo, ma poi bisogna vederli camminare, e si parte con un programma di massima che, proprio perché attiene al cammino, può essere quasi quotidiano.
nella corsa non possiamo andare almeno all'inizio oltre le 2-3 volte per obiettive ragioni di tipo ortopedico anche, no? E quindi sovraccarico verticale nella corsa e 3-4 volte quello del cammino, già questo vi fa... Qua vediamo un po' di foto delle loro varie e svariate attività, di cui ci parlerà, immagino, il Mauro. Presidentissimo. Mauro, presidente, è una società, dicevamo, nuova, ma già vi fate rispettare, perché nella foto precedente, abbiamo visto nella partecipazione a Seregno, c'era anche un certo Antonio Fiadone, che ha vinto diverse lunghe distanze, soprattutto le 6 ore, le maratone, le 50 km in Puglia, nel Lazio. Come si è comportato, e se erano solo loro due, ce n'erano altri ancora? No, a Seregno erano loro due, e diciamo che questa iniziativa con le ultra è partita quest'anno. È un'idea di Fabrizio Samuele, che in qualche modo ha voluto unire, insomma, più di qualche amico. Che da poco è con voi e addirittura a inizio anno ha organizzato a gennaio anche la prima edizione da 6 ore a Montesilvano. Esattamente. E non solo quella, tra l'altro. Certo. Sì, sì, perché... Come però la prima che ha organizzato, no, nel senso che c'è una novità, una grande novità non è, perché il 17 di settembre faremo, insomma, anche noi un esordio come organizzatori, come passo logico nel circuito Corrida Abruzzo Wisp, con una gara a Città Sant'Angelo che sarà più o meno simile a quella dell'anno scorso, che si era fatta il lunedì di Pasqua, e quest'anno proprio un po' più in là, certo. Così, per prendete nota, magari. Allora 17 settembre, sì. È un sabato, una domenica? È una domenica. 17, mattina, sì. No. E quindi niente, questa esperienza sulle ultra è chiaramente... Sarebbe capitato anche quest'anno il 17, perché lunedì di Pasqua è 17 lo stesso. Ah, ecco, quindi... 17 del 2017 ci sta bene, scusa Paolo. Niente, no, dicevamo che questa esperienza sulle ultra nasce quest'anno, quindi c'è Mario che sta raccogliendo un po' di dati tecnici e allo stesso tempo sta dando delle indicazioni a più di qualcuno. E c'è un gruppo che sta crescendo, quindi non abbiamo, quest'anno non ci siamo posti nessun tipo di traguardo, vediamo, insomma, facciamo esperienza e poi vediamo che cosa riusciamo a fare. Bene, bene, grazie Mauro. Maurizio, la notturna 10 di giugno, giusto? Sempre la seconda domenica, il secondo sabato di giugno, ormai è una classicissima, 42 edizioni, ci sarà qualcosa di diverso? No, diciamo parcheggio che... Parcheggio, riusciamo a trovare il parcheggio in piazza San Giustino. Diciamo che la gara di Chieti è particolare perché è sempre difficile ottenere l'iter delle autorizzazioni e quant'altro, che chi organizza come noi sa benissimo. Appuntamento confermato, ma quest'anno siamo molto in anticipo rispetto ai programmi di marcia degli anni passati, perché ci siamo mossi prima. Siamo usciti già con i volantini ufficiali, abbiamo trovato tutti i fondi necessari. E quindi siamo messi bene alla faccia della crisi, che ci lamentiamo della sempre crisi, ma ci vuole tanto entusiasmo per portare avanti questa attività. Abbiamo il dottor Sandro Angeloni, che a cui ha intitolato il memorial di questa notturna, come main sponsor, diciamo, ma come reduce, compagno d'avventura, diciamo. Reduce da una bella esperienza dell'anno scorso, perché mi sembra che già l'anno scorso questa partnership col dottor Angeloni aveva dato il vita a un bel memorial. A un bel memorial, quest'anno si ripete con un pacco gara sempre, diciamo, particolare, e con la stampa del compianto amico dottor Sandro. E niente, siamo entusiasti perché abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo in tempi brevi. Quest'anno veramente non arriviamo agli ultimi giorni per poter organizzare le ultime attività, siamo contenti. Personalmente io, oltre che essere vicepresidente della notturna, sono un runner dal 1982, quindi io sono ancora più contento di... Ricordiamo il gruppo Marathon Chieti. Marathon Chieti, sì. E quindi siamo contenti. Però non correrai a Chieti, immagino. No, come si dice, nemo profeta in patria, no? Un po' correrà prima. No, ma perché sarai impegnato, immagino, appunto, nell'organizzazione. Sarò impegnato in genere nelle iscrizioni e classifiche, pettorali, quel discorso lì. Ma in genere, ripeto, non c'è mai la possibilità, perché siamo poche persone che ci mettono impegno e passione, non possiamo assentarci tutti contemporaneamente nella stessa serata. Bene, grazie. Alberico, la tua prossima 100?
Non lo so, può darsi che sia stata già fatta. Maurizio, tu sei stato a Banzi, ci tornerai quest'anno? No, Banzi non l'ho fatto, però quest'anno ci andrò sicuramente, il 13 maggio mi sembra. 13 maggio, sì. Bravo, sì, anche perché la Runners Pescara. Già in programma. I concorrenti della Passologico ci saranno e faranno addirittura un pullman sicuramente. Tu ed Antonio. Sì, sì, andremo. Perché lui ci sarà. Ah. Non lo so. Aia. Ci farà compagnia. Sarà allora per la 10ª edizione, perché è la prima delle 6 ore, che la prima che si è svolta proprio a Banzi. Sono già 9 anni. Una bomboniera a Banzi, piccolissima. Io dico la verità, non mi vergogno di dirlo, prima di andarci la prima volta a fare lo speaker non sapevo neanche dell'esistenza di questo bellissimo centro, e l'ho scoperto grazie alla corsa. Rico, torniamo con Maurizio. Ma io hai una domanda, se no ho una piccolissima domanda, che poi sono cose che recepisco da tutto il nostro immenso bacino. Hai festeggiato il compleanno in una maniera bella particolare. Ah, sì, sì. Lo rifaresti, lo rifarai, oppure è stata una cosa che ti è venuta in mente, l'hai buttata in campo, o meglio in pista? No, diciamo che... Diciamo anche come l'hai festeggiato a questo punto. Sì, no, è stato un bel compleanno per me, perché effettivamente mi sono fatto un regalo, diciamo. Però dai, ho percorso una maratona nello stadio, su pista, su 400 metri di pista. Il bello è il finale, è stato, vabbè, ho impiegato 2 ore e 55. Ovviamente è stato un ottimo mezzo di allenamento per, sì, la 100 km, non è che l'hai buttata lì così a caso. Sì, sì, anche per allenarmi a circuito un po' così. Però siccome ho mio figlio che si allena ad atletica, quindi l'ultimo giro sono stato accompagnato dal suo gruppetto dei Kids Runners Kids. Bellissimo. Qui vediamo le premiazioni. Quindi, sì, quarto Antonio? Ottavo. Ottavo? Ottavo assoluto. No, di categoria. Secondo di categoria. Sì, sì, il primo. Eccolo è stato... Qui. Beh, ottavo assoluto, tu assoluto? Settimo. Settimo, beh, niente male. Quindi diciamo, sì dai, è stata una bella Hai trovato la torta? Però mi hanno cantato tanti auguri i bambini, ed è stata veramente una gioia. Complimenti, una bellissima. Grazie. Sì, sì. Maurizio, vogliamo ricordare gli anni? I miei? Per forza. Visto che hai detto il compleanno... Sì, dai, quest'anno 45 mi sta portando bene, diciamo, abbastanza, perché anche il campionato che si è svolto regionale di corsa campestre, di cross country a Stratea Terno scorso, ho vinto il campionato regionale, WISP sempre, e quindi diciamo che 45... La domenica prima ti sei preparato con un cross alla 100 km? Il giorno dopo forse ho fatto un po' di più, ho aumentato il chilometraggio. Visto che tu... 45 anni, non fai l'atleta professionista, ma lavori anche. Come fai a prepararti, a conciliare il tutto? Allora, secondo me la forza me la dà il fatto di puntare una gara e dire devo farla, devo arrivarci, e quindi anche se esco la sera a volte sul tardi, dopo le 9, le 8 la sera, però comunque... Se esci alle 8 rientri? Alle 10 pure, 10 e un quarto, cioè se purtroppo il tempo manca e mi devo adattare. E quindi mi alleno così un po', oppure la mattina, presto, se posso. Mario, quanto è importante per un tecnico avere una persona che ha forza, voglia di fare? Ma io dico sempre che il tecnico, in realtà sono quando si allena un atleta, i tecnici sono due, e forse il tecnico più importante è proprio l'atleta. Quando l'atleta riesce a darti quelle informazioni, a darti quelle informazioni che poi risulteranno decisive per la costruzione proprio di quel abito su misura, che cioè, poi è... Che quante volte sentiamo dire alle persone, ah, beato te, beato là, no? Lui lavora, ci può dire pure gli orari che fa, questo è... E poi per preparare una 100 km, non è che... Vai, sì, a giocare, no? Sì, assolutamente. Mezz'ora dentro a un campo. Io mi voglio permettere, perché c'è Mario presente, e io penso che l'esempio lampante per Mario sia un grande atleta che però non è nato grande atleta, come Alessio Bisogno. Non possiamo non parlare, sì, di Alessio. Sì, Alessio che è, ha fatto è una grande persona. Una crescita enorme, forse proprio dell'impegno ha fatto la sua arma più grande. Dell'impegno e della continuità, in effetti, no? Dell'impegno. È l'umiltà, un ragazzo assolutamente, come dire, fedele,
Lui crede in modo feroce in quello che fa, ma credo che qui tutti i presenti siano animati dalla stessa, dallo stesso sentimento. Lui è proprio il paradigma di questo. È un ragazzo che adesso che ha imparato indubbiamente ad ascoltarsi in modo e a gestirsi in modo straordinario. Io posso dedicargli una porzione significativa sicuramente del mio tempo, ma non è il grande lavoro lo fa lui, lo fa su se stesso. Ma ecco, poi l'allenatore quando riesce a dare all'atleta l'autonomia, insomma, quello è il punto d'arrivo. Si è rivelato un grande crossista. Ti saresti aspettato questa crescita nel settore cross, del cross? Sì, nel cross sì, perché lui è particolarmente così adatto per il cross. Lui io lo chiamo con un'espressione così dialettale, Lulandina e Coccia Calla, no? È proprio un trattore. Cioè, questo è bello, un professore che ci parla di ci appartiene, no? Lulandina e testa calda. E lui è così, lui va a 3.25, 3.28 sullo sterrato, poi fa 3.18 in pista, scosta poco, c'ha una corsa che dal punto di vista biomeccanico è... Beh, Mario ci ha parlato di ragazzi, Mauro, a proposito di ragazzi, io ricordo il Vivi Città dell'anno scorso che sta per tornare, ma soprattutto la Maratona Città di Pescara con il tuo gruppo, con una miriade di ragazzi alla partenza, tutte quante con questi bei colori. Quanti ne avete di ragazzi? Ma quest'anno, devo dire, anche con mia meraviglia, devo dire, siamo abbastanza, siamo arrivati quasi a essere un centinaio, diciamo, come gruppo, così, scuola atletica, che chiaramente segue Mario, supervisiona Mario, con tutta una serie di tecnici e di ragazzi, insomma. Perché l'impegno vostro non è semplicemente un impegno, voi siete quasi quotidianamente, settimanalmente. No, noi siamo quotidianamente. Togliamo il quasi. Siamo quotidianamente allo stadio e questa cosa, almeno a me personalmente, mi riempie di gioia. Cioè io tutte possiamo dare un appuntamento ai giovani che volessero venire a far parte del gruppo? Quando e dove vi trovano? Noi ci trovano appunto allo stadio, iniziamo più o meno... Stadio Adriatico, tu lo devi ascoltare. A proposito di Stadio Adriatico, ma è sempre come nel secolo scorso, l'apertura... Alle 3, chiusura alle 5? No, posticipato. Avete lavorato bene allora. E quindi niente, dalle 3:15, 3:30, normalmente abbiamo diviso in vari gruppi, chiaramente, dove ci sono, insomma, per fasci di età, quindi magari ci sono dei giorni che ci sono i più grandi e degli altri che ci sono i più piccolini, però insomma comunque c'è sempre qualcuno di noi, quindi quando magari si vuole qualche informazione... Si può venire direttamente allo Stadio Adriatico. Bene, già che abbiamo parlato dello Stadio Adriatico, ricordiamo non la partita di domenica prossima, che sicuramente sarà pieno lo stadio Pescara-Milan, ma il 28 di maggio l'arrivo, partenza e arrivo della Maratonina del Mare, Maratonina della nostra Alf Marathon, di una nostra società, diciamo. Dai. Runners Pescara, che organizza questa grandissima manifestazione per il giorno 28. Maurizio, abbiamo parlato prima con Mario De Benedittis di camminate e quant'altro ancora. Voi siete stati forse una delle società all'inizio del secolo a far già partecipare con la non competitiva diversi atleti, diverse persone di Chieti e non sì, solo. Diciamo che noi siamo stati quelli che hanno passeggiata della salute, anticipato questo termine passeggiata della salute da più di 10 anni. E, diciamo, abbiamo coinvolto le persone meno fortunate oppure più pigre di noi a camminare per il semplice gusto di camminare, di fare lo stesso percorso magari a ritmo più lento di passo per fare sport, perché comunque vuol dire benessere, vuol dire qualità della vita, vuol dire magari appassionarsi a una disciplina sportiva. E non necessariamente deve essere la corsa, va benissimo anche la camminata purché si faccia sport. Quindi il messaggio nostro è: e andiamo a fare sport, anche che chi magari non vuole correre, non vuole eccellere, non ha voglia di fare sacrifici, può benissimo fare una camminata e ottenere magari gli stessi risultati, di sentirsi bene con se stesso. Bene, Alberico, a questo punto dobbiamo dare per forza l'appuntamento al 9 di aprile con il Vivi Città. Qui il nostro grande Gianni ci mette subito la locandina Vivi Città. Conviviamo questo grande evento che per i grandi, per i piccini, siamo partner appunto della camminata sportiva, quindi aspettiamo
tanti camminatori, per loro uno o due giri a scelta in base anche alla preparazione che hanno. E che dire, il Vivicittà lo conosciamo tutti, non c'è altro che andarcelo a godere. La settimana prossima ne parleremo ancora più approfonditamente, sicuramente sarà un anno record di partecipanti, ci auguriamo che sia una bellissima giornata primaverile. Ci sarai, Maurizio? Credo di sì, no? Con la maglia, con la bella maglia. Lo festeggeremo ulteriormente. La devi portare. Sicuramente. Sì. Mario, ma Giovanni, riusciamo a recuperarlo in qualche modo per dare Giovanni è già dentro. Giovanni è già dentro. Già dentro? Domenica scorsa siamo stati a... Adesso lui ha un distacco di qualche mese dal servizio. Lui, ricordiamo che... carabiniere, come il mio superiore, Giovanni. Ho visto un giorno in alto uniforme. Scherza, Giovanni. E quindi sta seguendo Marco De Luca e Giorgio Rubino. Giorgio Rubino è qui a Pescara, si è trasferito. E domenica scorsa a Cassino, nel corso dei campionati italiani di 20 km di marcia, Marco De Luca è arrivato terzo. Lui è un cinquantista, quella è una 20. E Giorgio Rubino, che veniva da un paio d'anni proprio di nero assoluto, quarto in rimonta con gli ultimi 10 km in 40 minuti e 57. Ovviamente il fatto di avere Mario De Benedictis praticamente come testimonial del Vivicittà, sarebbe un sogno avere anche Giovanni De Benedictis. Giovanni, il 9 di aprile è nostro. Il 9 di aprile, non lo so. Se c'è, è in raduno. Se c'è, ci sarà, anche perché di marcia se ne parla solo ai mondiali e alle Olimpiadi, e poi non adesso si comincia a parlarne. Sta cambiando. Anche perché è lo sport che ci toglie spesse volte le castagne dal fuoco. Grazie Mario. Grazie a voi. Mauro. In bocca al lupo per quello che fate con i ragazzi. Grazie. Maurizio. Scusa di nuovo per prima. tutti con la M. Alberico. Eccomi. Appuntamento alla settimana prossima. Puntata. Un saluto ad Alberto Carulli. Sappiamo che sta poco bene, ma si sta riposando. Evidentemente nel congresso nazionale WISP, che si è tenuto proprio a Montesilvano, avrà lavorato. Se io mi sono dovuto sedere da coordinatore, lui con tutti i ruoli che continua ad avere. Grazie, ringraziamo i tecnici alla regia per la messa in onda, Claudio, Gianni e Silvia. Buona serata a tutti, grazie per la vostra presenza. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.